Ma sulla Malfa, seconda edizione del Green Act, grande successo di quella precedente, ma so che quest'anno ci sono un sacco di novità, vero? Sì, quest'anno le novità sono parecchie, intanto i nuovi allestitori, i nuovi compagni di viaggio, diciamo, di quest'anno, che non vengono soltanto da Policoro, ma abbiamo coinvolto le associazioni Sei sul Sinni, che erano presenti qui anche l'anno scorso, ma anche l'agriturismo Il Pago, rappresentato qui nel Green Act di quest'anno dalla nostra amica Piera, che ci ha aiutato anche con le scolaresche a far conoscere quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio e a valorizzare quelle che sono magari anche le ricette tradizionali locali. L'altra novità invece di quest'anno è l'attenzione ancora più approfondita sul territorio e sul nostro comprensorio. Infatti le scuole elementari sono state coinvolte anche quest'anno, e la novità invece è che abbiamo portato qui da noi anche le scuole di Nova Siri, con le quali abbiamo affrontato un bellissimo progetto sul lungomare di Nova Siri. Abbiamo comunque creato una presentazione per promuovere la creazione di questo progetto anche nelle scuole di Policoro. L'idea nostra e delle insegnanti è quella di portare da qui a 4 anni un piccolo opuscolo, una piccola brochure informativa su tutta la fascia del nostro comprensorio da rilasciare ai turisti che vengono qui in estate. Quindi un bel progetto che partirà dalle scuole elementari e finirà anche con le scuole superiori, di valorizzazione in generale di tutto il territorio, e quindi non solo della nostra azienda, ma ecco, di tutti coloro i quali vivono all'interno del Metapontino. Quindi innovazione, promozione del territorio. Domani il programma della giornata per coloro che vorranno venire? Domani la giornata sarà aperta a tutti i nostri amici cultori del verde. Ci saranno dei brevi corsi di formazione molto informali per quanto riguarda alcune piante d'appartamento, piuttosto che le nostre piante da terrazzo, e inoltre saranno migliorati ancora di più, saranno modificati alcuni degli allestimenti qui dentro per dare comunque una sorta di ricambio anche all'interno della 3 giorni a tutte le cose che vediamo. In pratica vogliamo che la gente che è venuta di venerdì torni anche di domenica a vedere qualcosa di nuovo. Vogliamo comunque cercare di essere il più dinamici possibile per dare uno slancio al territorio. Qualche idea già per la prossima edizione o è troppo presto? No, diciamo, non è mai troppo presto, di solito si dice non è mai troppo tardi, ma nel nostro caso è sempre tardi per organizzare il prossimo evento. Diciamo che il discorso della stagionalità che avevamo proposto l'anno scorso, quest'anno credo che finalmente riusciremo a raggiungerlo, e quindi promuoveremo il Green Act anche non solo per la primavera in vivaio, ma anche per l'estate in vivaio. Quindi vi aspettiamo numerosissimi, intanto domani, domenica 8, a venirci a trovare, e poi soprattutto a rimanere sintonizzati sui nostri canali social per vedere le novità per i prossimi eventi.